di Emanuele Corvo. Il duo classificatosi secondo nella 10ª edizione torna con un nuovo album, US, e per l'occasione abbandona la lingua inglese. Li abbiamo conosciuti nel 2015 sul palco di X Factor, dove hanno conquistato il secondo posto dietro il vincitore Joe Sada e hanno convinto da subito giuria e pubblico con il loro cantautorato in lingua inglese. Nel 2018 ritroviamo gli Urban Strangers con un nuovo album in uscita il 7 settembre, US, il terzo della loro carriera, e una grande novità: Gennaro e Alessio cantano in italiano. Ecco che cosa ci hanno raccontato a proposito della loro terza fatica che, coincidenza, arriva in concomitanza con la nuova stagione del Talent di Sky 1 che li ha lanciati. Marco Mengoni è sicuramente il diamante più lucente tra i vincitori di X Factor, del quale si è aggiudicato la terza edizione. Da lì solo successi, con la vetta delle classifiche e delle vendite e anche la vittoria al Festival di Sanremo. Com'è nata l'idea di cantare in italiano? È un'idea maturata nel tempo. Ci abbiamo pensato spesso, ma ci sentivamo ancora legati all'inglese, finché siamo arrivati al punto in cui è nata la prima canzone di questo disco. Non so, ci è piaciuto quello che stavamo facendo e come ci sentivamo mentre lo realizzavamo, e abbiamo deciso di scrivere tutto il disco in italiano. Punto. Abbiamo scoperto un mondo che ci ha aperto la mente come autori e musicisti. Ci ha messo di fronte ai nostri pensieri in modo più diretto. Punto. Cantare in inglese era un po' come mettere una maschera? Cantare in inglese è un po' come recitare una parte rispetto a quello che sei in realtà. Imitare qualcosa che non fa parte delle tue radici, della tua storia, ti porta lontano dal tuo io. Per noi era comunque una cosa naturale, non fingevamo, però con l'italiano ci sentiamo molto più in contatto con noi stessi. Punto. Il titolo del disco suona anche come l'inglese us, noi. Quanto c'è di voi di questi 2 anni dall'ultimo progetto? Ci siamo noi al 100% come in tutti gli altri dischi, ma questo, in particolare, ha rappresentato il modo più naturale che abbiamo avuto di essere noi stessi. Ci siamo attaccati come sempre alla parte tecnica, ma nel raccontare ci siamo concessi il lusso di anche essere un po' banali e parlare di cose molto semplici. Punto. Sentite di vivere questa fase del vostro percorso come un rischio? Inizialmente c'era la paura di correre il rischio, poi è diventato il punto su cui eravamo più decisi e ci sembra giusto crederci fino in fondo. Se viene visto come un rischio da parte dei fan, noi abbiamo il dovere di farli ricredere. Rischiare comunque è divertente. Sperimentare fa parte di noi, siamo abituati a prendere di petto le novità, rende tutto più eccitante.